Eccoci, siamo di nuovo in onda, in diretta. Qualche insulto, peraltro, giusto per aprire la chat col giusto tono, ci è arrivato via chat, ci hanno dato del leccaculo, niente meno. Ci hanno dato del leccaculo, addirittura. Vediamo cosa si dice in chat. In chat bisogna scagnerare, tra poco uno spot questo. Scagnerare, siate meno leccaculo. Enrica, che te devo dire? Facciamo un collegamento e vediamo se anche te sei leccaculo, che te posso dire? Allora, vediamo. Cercheremo di essere più pugnaci nel limite. Più pugnaci. Ok, abbiamo un collegamento con Caserta adesso. Vi facciamo vedere questa fantastica squadra di compagni di Michele Casertani. Sono tutti qui. Il collegamento lo facciamo con Elio De Rosa, che è il tesoriere dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza. Ciao Elio, presentaci chi è con te. Buonasera a tutti, come ci sono? Ragazzi, abbassate. Antonio D'Addico, ciao Alberto. Mitico, ciao. Ciao Antonio. E Giocco. Ciao. Mitico anche tu. Ciao. Ciao. Luca Bove. Ciao Marco Papale. Ma siete tantissimi, è bellissima questa cosa. Grazie. Allora, siete riusciti da un tavolo, giusto? Sì, siamo a Santa Maria Vigo, abbiamo raccolto 36 firme per l'anagrafe pubblica degli eletti e 25 per il testamento biologico, una petizione popolare. Ottimo. Ora passo la parola al nostro tesoriere della cellula coscione di Caserta, che vi illustrerà un po' tutte la piccola nozione sulle nostre attività. Prego. Forza ragazzi. Ok. Ciao. 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 Gianroberto Zampella. Ciao. Tesoriere cellula coscione di Caserta. Ciao. Allora, facciamo un po' i punti sulle battaglie di quest'anno, che ci siamo costituiti a dicembre, 5 dicembre 2009, anche se abbiamo iniziato le nostre battaglie a luglio 2009. Allora, abbiamo approvato, a Caserta siamo riusciti a far approvare il registro dei testamenti biologici, anche se manca il regolamento. Comunque ci batteremo perché ciò che possa essere approvato. E poi adesso a settembre presenteremo anche le firme per l'istituzione del registro dei testamenti biologici a Santa Maria Capovetere. Vi ringraziamo tutti per questo strumento, che è utile per far conoscere le nostre battaglie sul territorio, e quindi in quest'anno di attività abbiamo poi anche dal punto di vista, diciamo, più burocratico, stiamo raccogliendo le firme per l'anagrafe pubblica degli eletti a Caserta, e entro il 29 luglio, quindi a due settimane, verrà discusso al comune, e se non verrà approvata siamo pronti ad occupare la sala consiliare, ovviamente in maniera non violenta. Occhio, che sennò poi ci danno degli squadristi fascisti. Sì, infatti, cosa che è già successa. Occhio, non ci sovra. Dicevo, perché non... Occhio, che poi ci danno degli squadristi fascisti, come è successo a Diego Sabatinelli a Roma durante la presentazione del film. Attenzione, ragazzi, qua già ci chiamavano fascisti dissidenti ai tempi dei fratelli Rosselli. Se facciamo tutte queste cose, poi diventiamo gerarchi. Dicevi, scusa. Sì, no, pochi giorni fa il comune ci ha negato l'accesso agli atti, e su questo punto siamo pronti a ricorrere alle vie legali, sperando anche un appoggio di Torre Argentina, perché manca il regolamento attuativo. Praticamente hanno detto che in mancanza di regolamento non ci possono consegnare i dati relativi ai consiglieri comunali. Poi, pazzesco. Cioè loro sono inadempienti in quanto non hanno fatto il regolamento, sì. Quindi possono violare una norma di legge. Sì, e quindi ci hanno dato una colla qui. Caserta è completamente illegale. Ecco qui. Ci hanno risposto che um,
Vabbè, quindi poche parole ci hanno preso in giro, diciamo. Ecco, è saltato qui. No, non lo so. No, no, no. Ah, ok. Tutto bene. Allora, altri punti che ci interessano, siamo attivi anche sul fronte ambientale. Infatti stiamo realizzando un video inchiesta sui Reggi Lagni. Ah, ecco, qua mi si accende la lampadina. Mi si è accesa la lampadina. Una video inchiesta? Sì. E magari stiamo realizzando l'anteprima TV su Web TV Radicale. Benissimo, benissimo. No, perché okay, ragazzi, il nostro scopo veramente, se volete collaborare, chi di voi vuole collaborare, stiamo cercando di creare una task force, come vedete dal serpentone che scorre in basso, che proprio entri e gestisca sia il nocciolo duro della Web TV, quindi passa dai militanti, per i militanti, dai militanti. E quindi se qualcuno di voi vuole collaborare, chi ha passione per il giornalismo, chi ha passione per l'audio video, chi ha passione per semplicemente divertirsi, eccetera, eccetera, ragazzi, cioè collaboriamo assolutamente. La settimana prossima creeremo una mailing list. L'ho visto quello striscione al Gay Pride di Napoli. Lo portavano, mi sa, le stesse persone, no, altre persone, però lo tenevate con orgoglio e lo alzavate, quindi l'ho visto a Napoli quello striscione. E quindi ragazzi, mi raccomando, se volete collaborare veramente siete benvenuti, veramente abbiamo bisogno del vostro aiuto. E dunque, le domande non ce ne sono. Ecco, ora vedo bravi giovani, dice Rica. Ed è lì che piacciono più i giovani. Ah, ecco, vabbè, allora per questi giudizi, diciamo, liquidatori non ho dovuto alla cassa. Solo una cosa, quando ci sarà? Sì, scusa, dimmi. Quando ci sarà la prossima diretta? Perché l'altra volta anche con Antonacci sono rimasto d'accordo che in futuro allora, ci sono delle scadenze in cui possiamo intervenire anche per rimanere attiva in questa TV e fare in modo che sia sempre attiva, insomma, a parlare. Infatti, Domenico Letizia. Sì, sì, lo so Domenico, ti ho riconosciuto. Domenico, allora, grazie. L'ho già detto questa mattina quando abbiamo aperto le trasmissioni, avevamo delle facce molto più riposate di adesso. E praticamente partiamo per queste prime quante domeniche sono? 4, sono 7 domeniche, compresa quindi ne restano altre 6 domeniche in cui facciamo la diretta. Solo la domenica 8 ore al giorno, no? In realtà oggi saranno 9 perché dalle 7 alle 8 avremo collegato Sergio Lovasio che doveva collegarsi alle 4, poi è saltato perché ha avuto un imprevisto. L'ho sentito poco fa al telefono e mi ha assicurato che ci sarebbe stato. E quindi per queste settimane facciamo solo la domenica. Poi man mano che ci organizziamo e qui ci sono, si riesce a fare il punto regia da vari posti d'Italia, se c'è chi di voi è più smanettone con internet, con i computer, magari potrebbe imparare a usare questo programmino che si chiama Procaster, e però poi quando andiamo in mailing list mandiamo tutte le istruzioni. Sicuramente quindi un appuntamento settimanale da qui alla fine di agosto. Poi da settembre vediamo se riusciamo a fare magari l'appuntamento non di 8 ore ma magari solo 3-4 ore al giorno, però ogni giorno in diretta. Però se evidentemente tu puoi immaginare i problemi che voi potete immaginare, i problemi che ci sono, lavorativi e non lavorativi, più questo a questo punto ci scappa da ridere. No, vabbè, questo è un altro discorso che dobbiamo prendere. Quindi insomma, quanta più gente arriva tanto meglio è. Quindi sicuramente per la prossima settimana, Domenico, ci sarà un altro spazio, potete poi pensare se mettete una rubrica, qualcosa. È uno spazio dell'accesso e dell'eccesso. Dell'accesso e dell'eccesso, sì. Ah, speriamo che non arrivino anche gli accessi, perché sennò siamo messi male. Allora, chi altro vuole intervenire di voi, ragazzi? Chi altro c'è? Dai, in prima cara, facciamo parlare ora Luca Bove, segretario dell'Associazione Radicale Legalità e Trasparenza. Vai Luca, okay, Bove, Luca. Ciao Luca. Tutti. Ah, sei tu che riprendevi anche lì a Napoli, anche i Pride. Ma sì, che fai da Napoli? Che fine ha fatto? E il video lo stiamo montando. Lo stiamo montando. Ho capito. Sì, come stiamo montando anche il video sui Reggi Lagni, come ha ricordato Gian Roberto. Lì abbiamo dei problemi che non riusciamo a intervistare gli amministratori dei comuni coinvolti, anche perché si tratta di comuni comunque che sono stati sciolti per infiltrazione camorristica, Casal di Principe per esempio. Beh sì, il paese è lì. Paese simbolo. Dimmi. No, dicevo il paese simbolo, no? Il paese simbolo. Come?
Casa che vince, sì, dove si dice che ci siano i casalesi. Uno dei più famosi. E comunque la nostra difficoltà è proprio quella, perché solo un sindaco di Castelvolturno ci ha rilasciato l'intervista. Ma ci siete? Sì che ci siamo, ti ascoltiamo bene, forte e chiaro. Ok. Luca, tu mi sembri il più smanettone con la tecnologia là in mezzo, mi sbaglio? Smanettone Elio De Rosa. Comunque, tra te che usi la telecamera e lui che lo smartone con internet, imparate a usare Procaster, questo programma che si trova su livestream.com, imparate ad usare, e così poi la prossima volta ci gestiamo anche la regia, la fate anche da casetta, così per settembre riusciamo ad avere più punti regia in varie parti d'Italia, quindi riusciamo a fare la diretta ogni giorno, perché lo spirito è assolutamente militante della cosa. Facciamo questa alleanza nel segno del regno delle due Sicilie, una cosa. Poi vorrei ricordare, come senz'altro saprete, che a settembre nasce l'associazione Immigrati, Radicali Immigrati a Caserta proprio. Sì. E proprio in quel caso vorremmo fare anche un video sulla condizione appunto dei rifugiati che vivono a Caserta, Castelvolturno, San Principe, soprattutto di persone che vivono costrette nell'illegalità e vivono in delle tentopoli, in casali abbandonati nelle campagne casertane. A pochi metri da qui, dove stiamo parlando ora, esistono appunto queste tentopoli, che queste persone pagano anche un pizzo alla camorra, con nazionali loro, magari anche ai nostri connazionali che sfruttano la loro condizione. Speriamo che nell'assemblea che si terrà a settembre questo verrà fuori. Vi saluto e ci vediamo presto allora. Sì, proprio ragazzi, vogliamo anche chiedervi un'opinione su questa prima giornata. Forse non avete avuto modo di seguirla, però vi ho già detto che poi da domani tutta la registrazione di oggi sarà disponibile sul sito tvradicale.it, quindi magari registratevi sul sito, scrivete, commentate, scrivete nel blog, se avete idee, insomma, cerchiamo di fare rete, ecco, questo volevo dire. Senz'altro, sicuramente, però l'opinione purtroppo che possiamo dare, siamo stati occupati con il banchetto. Fino a... Da quando avete cominciato a seguire? Da Leonardo Facco e poi? Leonardo abbiamo assistito solo qualcosa, perché poi c'erano problemi di linea. Ah, ho capito. Va bene. Ok, ragazzi, cosa dire? Io direi che senz'altro da ripetere questo collegamento, questi collegamenti, ma poi fatevi venire anche in mente voi. Ripeto, io dalla prossima settimana creerò una mailing list e quindi inserirò voi. Quindi magari se mi mandate all'indirizzo di posta che vedete scorrere, no? tvradicale@gmail.com le vostre email delle persone che sono interessate a collaborare al progetto, così poi io le inserisco nella mailing list di Google. Va bene? Non so se siete tutti, due, tre, quelli che siete. Va bene? Va bene. Ok, quindi, grazie. Tutte lì, le mettiamo tutte lì. E... Un ultimo che volete, ragazzi, prego. No, un ultimo saluto lo volevo fare a Leonardo Pacco che ha parlato prima. E volevo ricordare che da Caserta ci siamo sempre ad appoggiare la battaglia di Giorgio Fidenato contro il sostituto d'imposta. Qualsiasi cosa, siamo pronti comunque a dare una mano per quello che possiamo, comunque ci siamo. Ed è importante appoggiare la battaglia di Fidenato. Perfetto, perfetto. Ok ragazzi, tanti saluti, veramente siete simpaticissimi, c'ha ragione Enrica. Ultima cosa, sì, dimmi. Volevo segnalare un caso che è successo qui a Caserta di un giornalista, di un direttore di una testata online, Caserta c'è, direttore Guarino, Guarino, che da pochi giorni è a carcere di Benevento per reati di libertà di informazione, è stato denunciato per diffamazione. Ed è in carcere? È in carcere da una settimana. E noi ci stiamo preparando comunque per fare una manifestazione di solidarietà. Scusa, il nome di questa persona, di questo giornalista? Guarino. Gianluigi Guarino. Gianluigi Guarino. Sì. Quotidiano online. Caserta c'è, un quotidiano online molto seguito qui a Caserta. Migliaia di contatti a giorni.
Lui è stato incriminato per fatti accaduti nel 92, se ricordo bene. Quindi è assurdo che in Italia accada ancora queste cose, dove un giornalista non può svolgere liberamente il proprio lavoro. Stiamo cercando di, appunto, di organizzare una manifestazione di solidarietà. Assolutamente da fare. Sarebbe ottimo e bello se anche altri compagni radicali campani partecipassero a questa manifestazione. Ovviamente anche gli altri delle altre. E magari mettetevi in contatto con gli altri compagni di Napoli, Avellino. Oh. Sì. Fatelo, perché secondo me è una cosa da fare tutti insieme. Sì, Salerno, sì, esatto, va bene, ragazzi. D'accordo. Grazie per questa segnalazione di questa cosa gravissima, effettivamente. E sicuramente sarete lì a rompere le scatole, perché veramente di tutto ci si può aspettare, ma che addirittura si finisca in galera per un'opinione espressa, per una presunta diffamazione, insomma, mi sembra veramente un eccesso. Va bene. È da regina. Ciao ragazzi, ciao. Un saluto. Ciao Roberto, ciao. Ciao ragazzi. Ciao.